a tutti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo secondo video dedicato all'apertura dei calendari dell'avvento. Io ve lo sto registrando di seguito al primo che avete visto ieri e sono assolutamente soddisfatta di quello che abbiamo trovato nell'apertura delle prime tre caselline di ogni calendario e in più del Pandoro che avete visto della Palluani. Adesso andiamo a vedere i giorni 4, 5 e 6 di dicembre. Come vi ho detto ieri, faremo un video ogni tre giorni, quindi apriremo insieme tre caselline e poi aspetto di sapere se anche voi avete preso gli stessi calendari, che cosa avete comprato, mi raccomando, perché quello mi interessa sempre moltissimo. Quest'oggi inizierei dal calendario di Balea, così li alterniamo, uno da mangiare, uno invece di cose per prendersi cura di sé. Partiamo da lui, visto che non era stato tra i primi nella giornata di ieri. Allora, calendario che ci porta al numero 4, che è qua sopra. Tra l'altro questo biscottino qua io ce l'ho come decorazione natalizia, le avevo presi se non sbaglio da Maison du Monde, è esattamente uguale a questo, ce l'ho sia a stella che un po' più lungo, ve lo farò vedere poi su Instagram quando farò l'albero. Ah, una cosa che non vi ho detto nel video uscito ieri, vedete che dietro non c'è ancora chissà quale ambientazione natalizia, ho giusto messo qualche cosina perché io l'albero di Natale e così tutte le lucine in casa e tutti gli addobbi natalizi li metto l'8 di dicembre, quindi comunque il prossimo video sicuramente troverete dietro altre cose relative appunto all'ambientazione Natale in casa. Casellina 4, apriamola. Allora, altra frase non in inglese, direi in tedesco, e quindi però ho trovato un prodotto che mi interessa tantissimo, che è il Winter Shampoo. Allora, questo qui lo avevamo trovato anche nel calendario dell'anno scorso e lo avevo adorato, tant'è vero che poi prima della fine, comunque finito all'inizio dell'anno, avevo comprato proprio il Winter Shampoo. Credo di non averne mai parlato più di tanto perché trovo che siano assolutamente prodotti ottimi. Sentiamone il profumo. Ah, ma che buono! E leggiamo nella descrizione che cosa è di preciso. Shampoo invernale per capelli rovenati, idratante 50 ml, prodotto in Svizzera, vegano. 50 ml tra l'altro è un'ottima quantità, considerate che io quando lavo i capelli faccio un paio di volte lo shampoo, proprio sotto la doccia lavo l'insapono due volte, e però ne metto veramente pochissimo, quindi questo in ogni caso anche l'anno scorso mi era durato davvero tanto e ho avuto modo di vedere i risultati finali comunque, come andava a idratare i capelli. Molto molto bello perché è studiato apposta per quelli che sono ovviamente i problemi di questa stagione fredda, quindi un capello un po' più secco, magari dell'umidità, quindi mi piace molto il fatto che sia formulato apposta per l'inverno. Andiamo alla casellina 5, la 7 è gigantesca, casellina 5 che è qua in basso, la bellezza di questo scoiattolino con i fiori in testa, casellina 5, questo è in inglese, one small positive thought in the morning can change your whole day. È vero, pensieri positivi possono cambiare la tua intera giornata. La sintetizziamo così. Allora, questa è una boccettina inedita, un barattolino fatto un po' strano, non ho assolutamente idea di che cosa sia perché non capisco nulla. Allora, questo è il numero 5, acqua micellare, 20 ml, ma che bella, questa totalmente inedita, mai presa di Balea, quindi nemmeno al negozio, e mai trovata l'anno scorso nel calendario. Bella, bella, fantastico, questi sì che sono sempre i prodottini, come vi ho già detto, più proprio il bello del calendario è provare tantissime cose nuove, 24 cose per lo più nuove, che normalmente, cioè di certo, non riusciremo a comprare tutte. Casellina numero 6 è piccina questa volta. Vediamo un po', c'è un contenitorino, adoro poi queste confezioni piccoline, vediamo se riesco a tirarlo fuori. Che cos'è? Tape, quindi è un nastro, un nastrino, quindi potrebbe essere qualcosa, sì, o questo che è quello attaccato era attaccato al calendario. Allora, nastro adesivo in carta colorata riutilizzabile, lunghezza 3 metri, larghezza 1 centimetro. Che carino! Sono un po' quelli, diciamo, che troviamo di solito dentro le buste sorpresa di Tiger. Vedete che ha tutti, tra l'altro, i disegni proprio nello stile, ovviamente, del,
del cartoncino, del calendario dell'avvento, bellissimo, non capisco come possa essere riutilizzabile, ma evidentemente si riesce a attaccare e poi staccare anche tutti questi biscottini qua che vi dicevo lungo il bordino. Bellissimo, un bel fiocchetto, carinissimo, così si riesce a usare. Bello, l'anno scorso non avevamo trovato cose che fossero fuori dal beauty, ecco, che io mi ricordi, no, mi sembra di no, però molto molto bella come idea. Bene, io non ho i limiti, il tuo limite è solo nella tua mente. Sempre qualche frase motivazionale, una frase in ogni casellina che ci piace tanto. Bene, Balea ci ha dato assolutamente le solite soddisfazioni. Passiamo a quello di Ferrero, al nostro calendario cioccolatoso, che tra l'altro è quello che mi piace di più, mi piace come si apre, è un vero peccato poi doverlo buttare via, peccato di non riuscire a riutilizzarlo. È bello anche, insomma, tolta la scritta, anche come paesaggino di Natale, magari da mettere sul retro di un presepe. Vediamo un po' se riuscirò a non romperlo e a non buttarlo via. Allora, cerchiamo la casellina numero 4, eccola qua. Abbiamo due signori di un'età avanzata che danzano in un bel salone. Ma che belle tutte queste fotine! L'hanno studiato davvero proprio bello, bello, mi sa di calore. Allora, e qua c'è un'altra novità. Vi ricordate che ieri vi ho fatto vedere il cioccolatino, quello al cioccolato bianco con la nocciola? Perché tre sono assolute novità. Questo è un pralina con copertura di cioccolato extra. Quindi extra fondente con ripieno alla nocciola e nocciola intera. Sì, extra fondente, questo assolutamente è il mio. La confezione è così, quindi è metà viola e metà arancione. Si vede proprio sia le bricioline, diciamo, i pezzettini di nocciola e poi la nocciola al centro. Voi non so che cosa vedrete, ma io lo vedo quanto basta per mangiarmelo, probabilmente già alla fine del video. Vediamo. Casellina numero 4 aperta, andiamo a cercare la 5, 5, 5, 5, che è qua, tra l'altro è l'unica che ho in parte coperto con l'adesivo. Qui abbiamo una signora da sola che sta mettendo delle luminarie alla finestra, molto belle, cioè spaccati di vita ovunque. Questa è ancora l'altra novità. Allora, questo è con copertura di cioccolato al latte più cioccolato extra fondente con ripieno alla nocciola e nocciola intera. Quindi diciamo che è la proposta simile a quello di prima, però non ha anche il cioccolato al latte. Questo è tutto arancione. Non so se questi sono speciali per il periodo di Natale oppure se si trovano anche in giro nelle loro confezioncine, anche perché se così fosse me li andrò a prendere. Andiamo al numero 6. Che di solito dalla parte opposta mi pare di aver capito che sono tutti alternati. Io il 6 non lo vedo. 7, 8, 1. Riuscirò a non trovare la casellina. Eccola qua, qua al centro. Ah, è quella più grande. No, allora la più grande è 24, ma anche la 6 è doppia. Ecco perché non riuscivo a vederla. Allora, qui abbiamo una bellissima famigliola, mamma, papà, bimbo e bimba che stanno addobbando tutti insieme l'albero. Stupendo. Vediamo qua che cosa troviamo. Oh, sorpresa doppia! Nella 6 hanno voluto accontentare sia me che Mattia perché c'è un Ferrero Rocher e un Mon Cheri. Casellina doppia, chissà nella 24 ne troveremo probabilmente 4, non lo so. Bellissima l'idea e siamo solo al 6, Mon Cheri e Ferrero Rocher. Bello bello con la doppia sorpresa, non possiamo assolutamente lamentarci. 3 caselline, 4 cioccolatini e va benissimo così. Bene, chiudiamo quello della Prestige e direi che continuiamo con la cioccolata, almeno la finiamo e facciamo il calendario di Ritter Sport. Eccolo qua. Ripartiamo quindi dalla casellina numero 4, vediamo se riesco a trovarla più velocemente di quella di prima, che è qua accanto alla 1. Vediamo che cosa troviamo qua all'interno. C'è un cioccolatino arancione con una renna sopra, ma che belle! Poi le confezioni natalizie sono mille volte più belle di quelle durante l'anno. Questa è con la mandorla.
Questa è con, sì, una mousse di mandorla all'interno, quindi ricopertura di cioccolato e mandorla. Le mandorle io le mangio soprattutto proprio come frutta secca, anche a colazione o come spuntino durante la giornata. Mi piacciono però ovviamente anche con la cioccolata. Non sono un amante ad esempio proprio della pasta di mandorla, cioè devono essere mischiate alla cioccolata come al solito e quindi questo certamente sarà una prova che farò io stessa, un assaggio. Casellina 5. Dove sei? Qua in basso, nella zampetta della renna. Abbiamo un cioccolatino fasciato in rosso con una stella sopra, una stella natalizia, e questa è alla mousse au chocolat. Fantastico, quindi direi che mousse di cioccolato. Mamma mia, ragazze, questo sembra lo mangio questo all'ultimo, eh. Lo teniamo qua e me lo mangio dopo. Sì, direi di sì, almeno vi apro perché questo sono troppo curiosa. Tra l'altro, vabbè, poi ce n'è più o meno ce ne sono dai 3 ai, dai 2 ai 5 cioccolatini misti così, e quindi va bene. Oltre alla 5, apriamo la 6. La 6 è più grande, ma come mai questa la 6 sono di entrambe un pochettino più grandi? E abbiamo due cioccolatini, eccolo qua con la doppia confezione. Ce n'è una gialla con lo stivale di. Oh no, questo è Choco Crisp, questo è i cereali, ragazzi. Choco Crisp, no, niente, non mangiamo quell'altro. Mangio questo con i cereali. Guardate che ha lo stivaletto di Babbo Natale con all'interno palline, rametti di abete. E poi ce n'è un altro con la pralina classica con la. Crema pralinata con la cannella, sì, è quello con la stella con la stella cometa. Questo a me non piace tanto, questo gli do senza dubbio a Mattia. Che bello, 2 su 2, tutti e 6 abbiamo il. Ma sapete che vi dico che questo me lo mangio. Lo assaggiamo intanto che vi recupero quello di. Stava per cadere. La meraviglia. Che buono. Il biascichino in diretta, fenomenale. Faccio un po' di spazio intanto, buono buono buono. Anche se il cioccolato al latte fosse stato fondente mi sarebbe piaciuto ancora di più, però va bene lo stesso. Che bontà. Al verde calendario con i prodottini beauty. Togliamo sempre la copertura che comunque mi piace sempre rimettere così non rischio di rompere le caselline che si aprono e vediamo che cosa troviamo all'interno. Allora, casella numero 4, eccola qui. Qua abbiamo qualcosa in piedi, non lo vedete, ecco così lo vedete meglio. Allora, una soft cream bio macadamia, molto carina, quindi direi che parliamo di una crema corpo, ma lo andiamo comunque a leggere. Sono sempre tutti prodotti vegani. Crema, soft cream, bio macadamia, però qua c'è secondo me c'è qualche errore. All'olio di mandorla, crema soffice alla macadamia, però è inserita in un giorno diverso, perché qua invece mi dava quella la camomilla, quindi sì, i primi erano giusti, gli altri bisogna un po' farci attenzione, comunque è lui, quindi l'andiamo a sentire, perché voglio sempre sentire il profumo. Buona, buona, la macadamia poi è un ottimo ingrediente, super idratante. Adoro provare cosine sempre nuove, però c'è questo errore perché appunto nelle 24 descrizioni si leggono, ho già notato anche l'altro giorno, ma poi era corretto e invece devo fare attenzione che siano effettivamente nell'ordine giusto. Allora, casellina 5, scopriamo questa che cosa nasconde, un tubettino con un balsamo. Ma sarebbe così facile se fosse in italiano, con aloe vera biologico. Guardate che bella la confezione così con la pallina di Natale, stupenda. E questa è un balsamo, sarebbe la numero 5. Infatti, questa di nuovo non è corretta perché qui mi dà un'altra cosa che non vi svelerò per non rovinarvelo, però comunque questa è un balsamo, balsamo per. Vabbè, lo troveremo. Vediamo un po' se riesco a leggervelo tra gli altri. Balsamo labbra? No, aloe vera. Secondo me potrebbe essere questo.
Perché l'unico balsamo che mi dice è un balsamo labbra alla macadamia, però qua parla di aloe vera. Vabbè, andrò a leggermi poi sul sito però la foto dei prodotti dietro è corretta, quindi non riesco a capire se è un errore quello davanti o se sono stati messi nel posto sbagliato. Vabbè, comunque questo è un balsamino, sono 20 ml di prodotto, potrebbe essere per le labbra, mi sembra un po' grande, però secondo me invece è più un balsamo corpo. Vediamo, poi me li vado a leggere bene sul loro sito così non ci sbagliamo. Casellina numero 6, dove sei? Casellina 6 è qua al centro, un pochettino più grande rispetto alle altre. Vediamo che cosa contiene. Un altro gel. Allora, questo è un gel per l'inverno, però leggiamo anche lui. Ha una casettina di marzapane disegnata sopra, quindi posso anche andare a cercare direttamente. Secondo me ci sono dei prodotti diversi. Questo è la balsamo per capelli invernale al burro di karité. Fantastico, questo assolutamente lo voglio più che provare. Mi sa che ho capito come vada letto. Si erano sbagliati secondo me in due caselline, gli altri basta guardare il disegno e poi andare al numero corrispondente, non per forza al numero del calendario. Vabbè, questo di nuovo sentiamolo perché non posso farne a meno. Tra l'altro io come feci l'anno scorso, ve li utilizzo già durante queste giornate, così quando poi andiamo ad aprire i calendari ve ne posso già parlare di quelli che abbiamo aperto nella volta precedente. Quindi molto carina questa cosa qua, perché questo è 50 ml sempre, così posso già darvi un feedback dei prodotti che sto utilizzando per il periodo di dicembre. Ecco qua l'ultimo calendario. Bene, siamo arrivati anche alla fine di questo video. La prossima volta che ci vedremo sarà il 7 di dicembre. Apriremo 7, 8 e 9 dicembre. Spero di avervi tenuto compagnia come al solito. Mettete un like se fosse così. Vi aspetto giù sotto nei commenti. Vi mando un mega bacio. Grazie per aver visto anche questo video. A presto. Ciao.